Destra? Sinistra? Centro? Rifondazione Comunista? Forza Nuova? Democrazia? Chi bisogna votare? Destra? Sinistra? Centro? Di fronte a un branco di ladri farabutti che per 65 anni di Repubblica Italiana hanno distrutto uno dei paesi più belli e completi del mondo, c'è una sola risposta. Vaffanculo ai telegiornali! Un vaffanculo ai telegiornali che ci fanno terrorismo psicologico con sta cazzo di crisi. In questo modo peggiorate le cose e basta. Peggiorate le cose e basta. Un vaffanculo alla giustizia italiana che sequestra patente e auto a chi beve un bicchiere di birra, ma lascia liberi gli assassini e i delinquenti veri. Un vaffanculo ai genitori che se ne fottono dei figli e li crescono senza educazione. Mamme, papà, uno schiaffone in faccia una volta ogni tanto fa solo bene. Credetemi. Fa solo bene, credetemi. Vaffanculo alle banche. Un vaffanculo alle banche. Le più grandi truffe legalizzate le fanno loro da anni e nessuno li ferma. Un vaffanculo a chi ruba, scippa o scassina e fa male a delle persone innocenti. I veri eroi del crimine non fanno mai male a nessuno. Imparate dal grande Lupin. Un vaffanculo agli autovelox e ai tutor. Con questo sistema dimostrate ancora una volta che a voi, della nostra salute, non ve ne frega un cazzo. A voi interessano solo i nostri soldi. Mettete più pattuglie nelle principali autostrade e non negli autogrill a bere il caffè. Vero? Vero. Un vaffanculo alla sanità. Con quello che paghiamo di tasse dovremmo avere i letti d'oro e le cure più avanzate del mondo. E invece abbiamo solo strutture di merda fatiscenti e cure paleolitiche. Italiani, svegliatevi, che questi ci ammazzano. Vaffanculo a quelli che passano la vita a criticare, a giudicare, a sentenziare. Perché non muovete il culo e cercate di cambiare le cose? Il paese va di merda anche per colpa vostra. Anche per colpa vostra. Un vaffanculo a chi viene nel nostro paese per delinquere, per commettere crimini di ogni tipo. È per colpa vostra, e solo vostra, che in Italia esiste il razzismo. Per colpa vostra ci vanno di mezzo milioni di stranieri onesti. A casa vostra non vi permettono di fare quello che fate qui, vero? E qui perché lo fate allora? Un vaffanculo a chi si definisce un artista perché scrive sui muri di persone che si spaccano il culo per pagarsi il mutuo. Ma quali artisti? Siete dei codardi sfigati. Un vero artista non rovinerebbe mai i muri di un paese d'arte. Compratevi una tela se siete artisti. Troppo facile scrivere su un muro di nascosto. Un vaffanculo a chi ha scritto Spazio 1999 o 2001 Odissea nello spazio. Ma quali astronavi? Quali sistemi futuristici? Siamo nel 2009 e vedo in giro ancora delle Gran Punto 1004 e Panda e 500 e chi più ne ha più ne metta. Va sempre a loro. E un ultimo vaffanculo va sempre a loro. A quei signori che ci dovrebbero rappresentare, ma che vivono al di sopra di tutti, che viaggiano in auto blu, pagate da noi, che si fanno le leggi per proteggersi il culo e se ne fottono della crisi, della povertà e della recessione. Perché loro guadagnano 20.000 euro al mese. Politici italiani, ma andate tutti a fare in culo, siete la vergogna di questo paese e grazie a voi tante volte vorremmo scappare all'estero per lasciarvi soli ad ammazzarvi per i vostri soldi e il vostro potere. Fanculo a voi, bastardi.